Nel Cagliari a fianco di Mbomà in attacco c'è Melis. 30 secondi di gioco, subito Cagliari con Berretta. Sulla sinistra libero Mbomà, riceve la conclusione diagonale che sfiora di pochissimo il palo alla sinistra di Antonioli. Secondo minuto. Zebinà ha spazio sulla sinistra, evita Nakata, poi Rinaldi, si accentra il destro, Antonioli di pugno. È il primo di una lunga serie di interventi del portiere della Roma. Quarto minuto. A Metrano, sulla destra, il traversone, Mbomà stop di petto, trova spazio fra Tommasi e Rinaldi, poi cerca il pallonetto. Senza fortuna. Roma in evidente difficoltà contro un Cagliari padrone delle fasce, con a Metrano a destra e la coppia Zebinà e De Patre a sinistra. Qui rivediamo ancora la conclusione di Patrick Mbomà. Ancora la formazione di Olivieri, da Onila a Melis, evitato Mangone, palla ancora per Mbomà che va via a Rinaldi, trova lo spazio per il tiro, la conclusione però è centrale, nessun problema per Antonioli. La fotografia del Cagliari di oggi è in questa iniziativa di Emiliano Melis, 21 anni e coraggio da vendere, evita tre avversari, poi chiede triangolo a Mbomà, arriva Candelà a spazzare. Si vede finalmente la Roma, 31esimo, Rinaldi verticalizza per Del Vecchio, buono il controllo, poi arriva Bianconi ad anticipare la possibile conclusione del centravanti. De Patre combina sulla sinistra con Berretta, il cross, Mbomà non arriva, Candelà è libero, può allontanare, serve però Berretta al limite dell'area. Il francese poi rimedia e manda in angolo. Tutto questo al 39esimo con Mbomà che ha qualcosa da dire all'arbitro, il signor Paparesta. 44esimo, punizione di Onil, Aldair di testa, poi una serie di rimpalli, la grande occasione per Mbomà, miracolo di Antonioli, poi ancora De Patre, Tommasi, in angolo. Ancora protagonista Francesco Antonioli su Mbomà, intanto dalla bandierina Fabian Onil. Mbomà come un falco di testa, Cagliari in vantaggio, con la settima rete stagionale del camerunense Patrick Mbomà, una vera spina nel fianco della difesa romanista. Noi vi riproponiamo l'angolo di Onil e il colpo di testa di Mbomà. E Cellino, presidente che segue la partita da bordo campo, può esultare e accendere una sigaretta. Mai abbassare la guardia però, angolo per la Roma, Totti, destro da posizione impossibile, incrocio dei pali. Conclusione che anticipa di pochissimo la fine del primo tempo. Ripresa, Capello torna all'antico, dentro Montella, fuori Poggi, ma è il Cagliari a rendersi pericoloso al sesto con Onil su punizione. Vola Antonioli, ancora una volta determinante. Rivediamo la prodezza del portiere romanista sul calcio di punizione dell'uruguaiano. 18esimo, la Roma manovra con Di Francesco. Montella si libera bene per il tiro, il sinistro e i brividi questa volta sono per Scarpi, ad opera di Vincenzo Montella. 42esimo, Aldair in profondità per Del Vecchio, Scarpi esce, poi ci ripensa, allora Di Francesco, ancora Del Vecchio, non è fuori gioco, pallone in mezzo, arriva Zebinà a spazzare. Angolo di Onil, Mbomà di testa, Antonioli in due tempi ad anticipare il possibile tap-in di Berretta. Altro episodio che vi riproponiamo, ultima chance per la Roma, 48esimo, punizione di Nakata, nulla da fare, esplode la gioia di Renzo Olivieri dopo 5 minuti di recupero. Il Cagliari è vivo più che mai. Un Cagliari che ha meritato la vittoria, secondo me. Diciamo dalla prima parte sì. Mi dispiace solo che abbiamo subito il gol nel momento in cui stavamo venendo fuori noi. Abbiamo subito questa rete sul calcio d'angolo. Nel momento che non meritavamo. Meritavamo di subirla prima, nei 20 minuti iniziali. Poi invece credo che nella ripresa abbiamo fatto noi la partita, non siamo riusciti a segnare, e purtroppo questa è la realtà. Oggi abbiamo vinto, ma non vuol dire che abbiamo fatto tutto, anche se avessimo perso, benché difficile, tutto non sarebbe finito. Abbiamo avuto l'opportunità oggi di prendere tre punti. Ogni domenica c'è la possibilità di prendere tre punti e con lo spirito che abbiamo avuto oggi, con un pizzico di fortuna, ce la faremo più spesso. E adesso continuiamo su questa strada. Abbiamo giocato ancora una grande partita. Per me il Cagliari è più di 3 mesi che sta giocando bene, sta facendo le cose come vanno fatte, ha raccolto sicuramente meno di quello che meritava. Ha sbagliato due partite in 15 partite giocate bene, che è una cosa abbastanza normale, e oggi ha dimostrato ancora di essere una buona squadra. Eravate in emergenza, siete riusciti a sopperire nel modo migliore? Ma nel modo migliore, lottando e soffrendo, quindi c'è da dire bravi ragazzi. La classifica?
brutta, brutta come sempre, e pensare che abbiamo due squalificati domenica prossima ci fa disperare. Bisognerà rimettere insieme questa squadra, ne abbiamo costruita una nuova oggi con quattro marcatori dietro che hanno giocato bene. E bisognerà ricostruirla magari per domenica prossima, non sarà semplice, però bisogna riuscirci. Il Cagliari è una squadra che può vincere la Milano-Sanremo, deve imparare a vincere il Giro d'Italia. Il timore è questo, che quella di oggi sia una classica e quindi sia una Milano-Sanremo. La speranza è che quella di oggi sia una tappa del Giro.